Buongiorno, nuova ricetta. Partiamo subito con gli ingredienti. Allora, ci serve 150 g di farina, 50 g di burro e 100 g di zucchero, variabili come sapete. Poi, due uova, come sto ad indicare, e mezza scorza di un limone. E io non l'ho aggiunto, diciamo che è facoltativo, dà un gusto un po' più particolare. E mezza bustina di lievito. E per la glassa serve 100 g di zucchero a velo, acqua bollente e i coloranti, nel caso volete fare la glassa colorata, altrimenti potete lasciarla solamente con l'acqua e lo zucchero a velo e quindi averla bianca. Poi ho comprato, va bene, questi addobbini qui di zucchero, ci sono sia le medagliette di cioccolato, altrimenti queste palline zuccherate, e questi stampini qua da utilizzare per fare insomma forme natalizie, quindi l'alberello, mi piace un sacco, e la frusta, non da usare per frustare qualcuno, ma per fare i biscotti. Iniziamo subito sciogliendo i 50 g di burro dentro a un pentolino antiaderente, fuoco basso, e iniziamo a mescolare. Piano piano si scioglierà e mi raccomando a non bruciarlo, quindi magari state lì e dateci un occhio, ecco, non allontanatevi. Allora, iniziamo a preparare l'impasto. Prendiamo una terrina di queste dimensioni circa e iniziamo a mettere la farina. Anzi, io qua ho iniziato dallo zucchero e seguo una tecnica un po' particolare, vado a cucchiaiate. Ve lo dico, altrimenti poi me lo scrivete nei commenti. Io faccio circa un cucchiaio. Lo faccio equivalere, diciamo, a 10 grammi. Quindi in questo caso mi serviranno circa 5 cucchiai di zucchero, perché comunque voglio fare meno biscotti rispetto alla ricetta, diciamo, che c'è scritto sul foglio che ho trovato su internet. Comunque poi vi lascio tutto nell'info box, la ricetta originale. Ecco, io ho cambiato un po' le dosi. Allora, iniziamo aggiungendo due uova, quindi con lo zucchero iniziamo a frustare, iniziamo a mescolare, finché praticamente non si sarà sciolto del tutto lo zucchero che abbiamo messo. Ok, quando si sarà sciolto, oggi non so più parlare, quando si sarà sciolto del tutto lo zucchero iniziamo ad aggiungere la farina. Partendo dal presupposto che io vado sempre a cucchiai, io metto 15 cucchiai che secondo la mia teoria equivalgono all'incirca a 150 g di zucchero. Ognuno ha le sue teorie, non provate a contraddirmi. Ok, quindi leggermente iniziamo a inserire piano piano questi 15 cucchiai e dopodiché, sempre con la frusta, piano piano, per non far partire tutta la farina per tutta la casa, andremo a incorporare il tutto nell'impasto. Dopo aver aggiunto la farina, iniziamo ad aggiungere il burro che avevamo precedentemente sciolto e che nel frattempo si era anche un po' raffreddato, e io aggiungo anche un cucchiaino di olio di semi, semplicemente perché avevo messo meno burro rispetto alla quantità che insomma serviva, e dato che non ne avevo più ho deciso comunque di aggiungere un cucchiaino di olio, preferibilmente di semi, altrimenti di oliva, insomma, per non dare un gusto troppo forte all'impasto sarebbe meglio di semi. Aggiungiamo anche la nostra mezza bustina di lievito, anche leggermente di meno, ecco, mezza bustina per farvi capire andava con le dosi quelle un po' più grandi, facciamo così, per la quantità che stiamo usando noi anche meno di mezza. Ora voi mi odierete perché io sto andando tutto ad occhio, ma io non riesco a fare niente pesando, mi viene molto meglio se vado ad occhio. Ovviamente non è la prima volta che li faccio, quindi più o meno mi so già regolare. Iniziamo a mescolare e inizierete a vedere che la nostra palla si sta formando ed è anche morbidissima, e per fortuna è venuta anche benissimo. E quindi togliamo la nostra terrina e iniziamo a lavorare la pasta su una superficie piana, magari aggiungiamo un po' di farina sotto per far sì che non si attacchi. È importante non lavorarla tantissimo, come molti degli impasti, quindi è già praticamente pronta, come vedete la palla è praticamente perfetta,
E quindi la lavoro leggermente senza schiacciarla magari troppo con le dita e la preparo per metterla dentro la carta velina e quindi lasciarla in frigo per un'oretta circa. Via! Per preparare invece la glassa che servirà per ricoprire i biscotti, ci servono due terrine piccoline come queste e una un po' più grande. Ovviamente zucchero a velo e acqua calda. Mettiamo i 100 g circa di zucchero a velo dentro la terrina e praticamente andiamo a far bollire dell'acqua e andiamo a metterla, a inserirla dentro la terrina. La consistenza deve essere di una glassa di comunque non troppo liquida. Una volta sciolto, divido l'impasto in queste tre terrine e aggiungo proprio una goccia barra due di colorante alimentare. Quindi avevo il rosso, il blu e il bianco. Forse a me è uscito anche un po' troppo liquido, anche assaggiandolo non era dolcissimo, si sentiva un po', insomma. Se potete, se riuscite, meno acqua, pochissima acqua. Infatti io qua l'ho assaggiato, era buono per carità. Però secondo me, avendolo già fatto altre volte, se era più densa era molto meglio. Passata un'oretta circa, tiriamo fuori la pasta dal frigorifero e la stendiamo con un mattarello. E iniziamo, lo spessore deve essere circa di 2-3 mm, altrimenti poi vi escono dei mega biscotti. E iniziamo a stendere la nostra pasta creando queste formine. Io inizio a stamparle così. Poi non vi preoccupate se vedete che tutto il contorno rimane la pasta, perché una volta tolti i primi stampini potrete reimpastare la pasta e ristenderla. Iniziamo a metterle sulle teglie. Ok, allora una volta messi sulla piastra iniziamo a fare la prima infornata a 20 minuti a 160-170 gradi, comunque dipende dalla tipologia del forno.